siete cominciati a riunire ritornando a Firenze. A questo punto chi eravate in casa? Noi in casa eravamo, non avevamo una casa, la mamma prese una camera mobiliata da una signora che abitava di fronte a noi, alla casa dove prima stavamo noi, che però era occupata ormai, quindi non ci potevamo tornare. E le mie sorelle andarono ospiti dei signori Franchetti, del professor Franchetti e della moglie a casa loro, le mie sorelle Paola e Gloria. Io con la mamma e i due fratelli più piccoli in questa camera mobiliata insieme a mia sorella Carla, la piccolina. Siamo stati poccoli. Poi la signora Zabban di Firenze aveva un bellissimo villino grande a Firenze sui viali e l'aveva messo a disposizione della comunità, insomma di chi della comunità ne aveva bisogno, e di alcuni suoi protetti non ebrei. E praticamente in questo villino andammo ad abitare noi, questo villino era molto grande, aveva un seminterrato, un pian terreno, un piano, diciamo, piano nobile e un piano alto per la servitù, che erano gli alloggi della servitù. E al pian terreno abitava l'ex autista della signora Zabban con la moglie che faceva la sarta. E poi una cameriera, una vecchia cameriera che aveva famiglia, sempre della signora Zabban, che abitava in alcune stanze del pian terreno. Queste due famiglie occupavano pian terreno e sottosuolo, sottosuolo, seminterrato, diciamo, che era poi all'altezza del giardino interno. Al primo piano c'era una signora col figlio, la signora Levi col figlio, nelle stanze sul davanti, e lei aveva il bagno padronale. Noi stavamo sulle stanze di dietro, dove c'era un altro bagno molto più modesto e tre camere da letto, tre camere, diciamo. E poi avevamo il piano alto, dove c'era le stanze della servitù e c'erano tre stanze a disposizione sopra. Quindi era una casa dove abbiamo vissuto abbastanza, fino a che non è tornato mio padre dall'America e ha ripreso il suo posto. Mio padre rientrò dall'America la prima volta, appena possibile, appena riaprirono le linee navali, insomma, le linee, come si chiamano? Le rotte. Le rotte, ecco, tornò dal Venezuela e lo incontrammo, e fu allora che avemmo la notizia della morte di mio fratello. Dopodiché mio padre dovette rientrare in Venezuela per una ragione molto semplice, che lui aveva intrapreso un'attività che non aveva niente a che fare con la sua professione di chirurgo. Lui faceva il chimico in una fabbrica di oli di cui era diventato socio. Quindi doveva liquidare tutto questo e rientrò in America. Dovette ritornare in America. Nel frattempo noi eravamo a Firenze sempre con la mamma. Papà, stette parecchi mesi in America e in quel periodo la mamma si era un po' seccata perché diceva: ma perché continua a stare lì? Dovrebbe tornare, perché sta che aspetta? E lui diceva: ma io devo decidere se è meglio restare in America oppure tornare in Italia a riprendere la professione dopo tanti anni. Ormai erano passati 6-7 anni da quando lui non operava più. Dice: ho perso manualità, non ho più. E lui era, come, non dico restio, ma era molto dubbioso di questo fatto di dover riprendere la sua carriera come professore universitario. E allora una mattina, mi ricordo, mia madre mi aveva lasciato a casa per sistemare le cose di casa, mentre lei andava a fare la spesa, a fare alcune commissioni in centro e così. E io invece di fare le faccende di casa,
mise lì e scrissi una lettera in rima a mio padre. Cioè, scrissi una poesiola che ho praticamente intitolato La storia di famiglia. E che adesso fa un po' ridere perché allora sembrava tanto remota le date, poi ora sono molto avvicinate. Comunque, dove raccontavo tutte le vicissitudini della famiglia. Suo padre aveva saputo delle vostre storie, delle vostre vicissitudini? Tutto, aveva saputo tutto, tutto. Fin dall'inizio, la mamma gli aveva raccontato, noi gli avevamo raccontato. Poi mio padre era un tipo un po', era un uomo molto colto, molto preparato, con 100.000 interessi, eccetera. Ma è anche un uomo moderno, un uomo, non un uomo all'antica, un uomo. Ricordo che la mamma, quando ci diceva, per esempio, io mi mangio, rosicchiavo le unghie, ma non sai che la prima cosa che guarda un uomo nelle donne dice sono le mani, se sono curate, se sono ben. Una signora si riconosce da come tiene le mani. Arrivò mio padre, noi eravamo cresciute con questo concetto che le mani erano un segno che piaceva agli uomini, tra l'altro, che bisognava avere ben curate, eccetera. Ma queste erano tutte cose che si inventava la mamma, perché papà appena tornò disse, ci mise in fila la sorella Paola, la sorella Gloria e io e disse alzate le sottane che voglio vedere le gambe, se avete le gambe dritte. Ma come mai papà? Dice perché le donne con le gambe storte non sono mai piaciute a nessuno. Questo per dire così che tipo era mio padre. Era molto serio, molto bello, però era anche un tipo che sapeva ridere e scherzare con noi. Non era una persona noiosa, tutt'altro, era una persona giovane, spiritosa, insomma. A quell'epoca, parlo del 46, aveva 46 anni, quindi era abbastanza giovane. Quanto si Era. trattenne con voi la prima volta? Per quanto tempo rimase con voi la prima La volta? prima volta non molto, la prima volta non molto, forse 5-6 mesi, ma nemmeno 4-5 mesi, non molto perché doveva andare, perché lì era tutto affidato al suo socio, insomma doveva ritornare in Venezuela. Poi forse avrà avuto anche degli altri affari, io non lo so, era un uomo che stava giovane, era 6 anni, 7 anni lontano dalla famiglia, quindi avrà avuto anche altri interessi, penso. Anche perché era un tipetto vivace, anziché no. Comunque, vabbè, a parte questo. Lei scrisse questa poesia sulla sua famiglia? Io scrissi questa storia di famiglia che è una storia. Non è una poesia, è una storia in rima, maccheronica, in rima. Le fa piacere citarla? Sa Gliela devo recitare? piacere? Allora. Quando le vili leggi razziali tolsero gli impieghi agli statali, Bruno, colpito dai destin rei, chiamò a raccolta i suoi fratei e disse: Io diman io parto, chi è che vuole tra voi pensare alla mia prole? Tutti echeggiò come un grido di guerra e partì Bruno per l'Inghilterra. Ritornò e disse, Milena mia, bisogna ancora che io vada via, ma poiché vado in Venezuela, d'ora in avanti sarai Manuela. Passar 3 anni e i fratellini pensavano sempre ai nipotini, ma insieme a questo pensavano essi, nostro fratello qui ci fa fessi. Un brutto giorno ecco i tedeschi, è qui. O si scappa o si sta freschi. E Manuelita, in qualche maniera, prese i mucciacci e passò la frontiera. Quando finirono le ostilità, dissero tutti: ritornerà. Ma lui, che ormai aveva già provato cosa vuol dire venir buggerato, disse: in Italia mai più non ci torno, che non mi piace essere preso d'attorno. Le operazioni smise di fare. Si diede indi a commerciare e poi, sembrandogli cosa ammirabile, volle associarsi con contestabile. Quando finirono le ostilità, e da parenti che con attenzione stanno aspettando una decisione, così egli scrive:
dei miei figli per il bene, cercar devo che conviene e studiar con attenzione questa scabra situazione. E mentre lui è intento a studiare, tutti qua giù lo stanno aspettando. Ma un dubbio atroce nel cuore di ognuno. La decisione è al 91. Molto carino. Mia madre prese questa poesiola che trovò, scrisse di getto proprio in 2 ore, tempo che lei andò a fare la spesa. La mise in una busta e la spedì direttamente a mio padre, il quale dopo 2 mesi era di nuovo a Firenze. E Quindi ha riprese. avuto valore non solo poetico, non solo Beh, gli artistico. piacque la cosa, poi contestabile era il suo socio e lui gliela fece leggere. Gliela fece leggere quando arrivò perché disse voglio vedere. E poi poverino lui aveva riposto tante speranze, perché io allora ne ho scritte diverse di poesie, con su argomenti praticamente diversi, ma comunque lui sperava che io mi rimettessi a studiare, che io voleva i figli come era stato lui. Lui era così, era stato così pieno di interessi, pieno di, come posso dire, di desiderio di sapere. E lui, il fatto che io, sua figlia, non avessi proprio questi interessi, l'ho deluso molto, devo dire. L'ho proprio deluso molto, sotto questo aspetto l'ho deluso molto. Però devo dire che sono stata coerente, perché mio padre in quell'epoca mi domandò che cosa avrei voluto fare da grande. Mi disse, non vuoi studiare? Ma che cosa farai da grande? Quando sarai... E io gli dissi, farò la madre di famiglia. E lui mi disse, e allora per comprarti un paio di calze dovrai rivolgerti a tuo marito e dirgli per favore mi dai i soldi per comprarmi un paio di calze. Per lui questo, mia madre non gliel'aveva mai chiesto, evidentemente. Se l'era sempre comprato da Beh, era sé. stata molto indipendente, Molto quindi... indipendente, sì, era stata una donna volitiva, una donna molto indipendente, E quindi poi quando sì. tornò Molto qui? indipendente sotto questo aspetto, in realtà adorava mio padre e dipendeva da lui. Infatti tutto l'arco degli anni che noi siamo stati lontani da papà, lei aveva messo mio padre su un piedistallo e ci diceva la fai lassù, voi siete i figli del professor Paggi, dovete ricordarvelo sempre. Era proprio... Era sempre stata in adorazione ed era fino all'ultimo lo è stato. Quando tornò definitivamente suo papà? Mio padre tornò nel 47, e riprese il suo posto, sì, verso la fine del 47 riprese il suo posto a Pisa. Mia madre in quel periodo si imbarcò per gli Stati Uniti per andare a trovare mia nonna, la sua mamma, che viveva nel Connecticut con mio zio, è stata parecchi mesi mia madre negli Stati Uniti, proprio tanto, e sono contenta che ci sia stata perché è stata insieme ai suoi fratelli, sorelle, al suo fratello, alle sue sorelle e alla sua mamma. E è tornata quando poi noi eravamo già trasferiti a Pisa. Mio padre era un idealista, una persona che non aveva nessun senso pratico, era uno che praticamente non aveva la percezione di che cosa era la vita pratica di tutti i giorni. Lui aveva la sua professione, i suoi studi, viveva su una dimensione proprio che non era quella reale. E infatti quando partimmo da Firenze per andare a Pisa, lui aveva trovato una bella casa, tutto quanto, pieno centro di Pisa, così, e aveva ripreso il suo posto all'università e quindi insomma non che avessimo tante possibilità economiche, anzi molto poche, comunque dovevamo mantenere un certo decoro, quindi e ci disse non portatevi via nulla, soltanto un tavolo che mi serve a me come per studiare. Diceva non portate via assolutamente nulla perché facciamo tutto nuovo. Dice, portate i materassi così i primi tempi se dovete dormire, se dormite sui materassi per terra.
Lo facemmo, lasciamo tutto a Firenze, tanto più che la camera da letto, queste cose qui erano tutte cose ereditate o prestate dagli zii, dai nonni, insomma. Se non che a Pisa non c'avevamo nulla. Siamo stati per mesi, mesi, proprio mesi, con questo tavolo che era un tavolo da studio di quelli stile Rinascimento fiorentino, quelli neri con le zampe di leone, così. E poi sedevamo sulle cassette della frutta rovesciate, e mettevamo queste cassette che prendevamo da un grossista che aveva un magazzino vicino, e ci facevamo l'armadio, le cose, eccetera. Fino a che non è tornata mamma, praticamente, quando è tornata la mamma, ha cominciato a fare i letti per noi. Se no, papà aveva cominciato con la cucina, con lo studio per lui, così. Perché doveva naturalmente avere un posto dove studiare. Mio padre alle 5 del mattino, prima di andare in clinica, si metteva a studiare, quindi era una persona che non finiva, un po' per la professione che si era scelto e un po' perché era proprio innamorato di questi suoi studi. Si stava preparando per la seconda docenza in clinica chirurgica, quindi doveva sempre studiare. Però non aveva senso pratico, perché stare in una casa così, non solo, ma ci invitava, siccome nella sua posizione aveva contatto anche con persone notevoli, venne una delegazione dalla Cina a fare non so che studi, e c'erano dei cinesi. O non mi invitò questi cinesi a pranzo, io allora ero incaricata di preparare, di fare, eccetera. Dicevo, ma papà, li metto a sedere sulla cassetta rovesciata? Tu non ti preoccupare. L'importante è che stiamo, parliamo, sentiamo, eccetera. Ecco, questo era mio padre. Deputati, cose che. Ogni tanto veniva a casa qualcuno e noi gli dicevamo così. Organizzò il 25ennale della laurea. Mio padre si è laureato nel 23. 23, sì. Nel 23, nel 48 infatti mi pare fosse il 25ennale, perché poi gli anni accademici sono un po' diversi, quindi potrebbe essere stato il 48 oppure la primavera del 49, non me lo ricordo, ma mi pare il 48. E venne uno dei suoi colleghi, che era rimasto in zona, diciamo in provincia di Pisa, venne per organizzare con lui il 25ennale della laurea, del corso di mio padre. E insomma, questo dottore veniva a pranzo, faceva, e sedeva sulle cassette di frutta rovesciate, insomma. Lo spirito era quello, si adatta. Come avete vissuto i primi tempi dopo la guerra, quando eravate ancora soli con la mamma? Di che cosa Primi tempi vivevate? dopo la guerra papà ha cominciato a mandarci i soldi. Ah, ecco. E sua mamma aveva ripreso a lavorare? No, a quell'epoca no. Quell'epoca, una volta la mamma nell'estate del 47, Per gli Stati prima di Uniti. partire per gli Stati Uniti, che lei poi partì nel 47, sì. Prese una villa a Igea Marina in affitto per 2 mesi, mi pare. Tutti i nostri amici, tutti quanti venivano, chi arrivava, chi partiva, lei faceva tavola imbandita per tutti. Le piaceva avere persone in casa, tutti i ragazzi, soprattutto i ragazzi, gli piaceva moltissimo. E quindi avevamo sempre la casa piena di amici, sempre la casa piena di amici. Arrivava in spiaggia con le teglie di pizza che faceva lei e si faceva prestare le teglie dal fornaio, quelle grandi grandi che loro adoperano per fare i dolci, per venderli poi. Ecco, faceva delle pizze enormi e la gente arrivava col portamonete, dove vendono la pizza? No, guardi, che non la vendono, è la mamma che Che è una famiglia numerosa. fa. Sì, era una donna straordinaria, era una donna veramente straordinaria. E faceva di tutto per noi, per farci stare bene, per mantenerci le amicizie, eccetera. Poi aveva questa abitudine di volere sapere con chi. Lei ci dava. No, noi dovevamo dirle con chi andavamo, ma lei ci dava le chiavi di casa. Poi
non c'erano problemi, si fidava di noi, ci aveva dato un'educazione molto rigida, però erano i principi rigidi. Poi il fatto che noi andassimo a cena o a fare una gita con degli amici, la cosa lì sapeva che l'educazione che ci aveva dato e quindi non la preoccupava questo fatto. E allora nel 47 torna il papà e vi trasferite A a Pisa. Pisa. E com'era la vostra vita a Pisa? Beh, io in quel periodo mia sorella Paola studiava e gli altri minori più piccoli studiavano, andavano a scuola. Mia sorella Gloria non stava bene perché aveva avuto dei problemi di salute e quindi doveva stare più possibile distesa, non affaticarsi, eccetera. E io ero quella che doveva mandare avanti la casa. E mio padre mi metteva, mi lasciava per la spesa 1.100 lire, mi pare 1.100, 1.200 lire. E diceva, per me basta mezzetto di parmigiano e mezzetto di caffè a quell'epoca. Parlo degli anni 40, fine anni 40, quindi 1.100 lire non erano certo le 1.100 lire di oggi. Era poco però, molto poco. Allora io facevo grandi minestre di verdura, grosse paste asciutte condite così, con mezzetto di parmigiano per papà ci doveva essere sempre. Quindi io prendevo, il caffè ci voleva perché lui faceva fare un termos di caffè da, mi pare, da più di mezzo litro doveva essere, ci faceva quattro tazze da tè e una la prendeva alle 5 del mattino, glielo facevo trovare sul tavolo di cucina con accanto la tazzina e lui la mattina appena si svegliava prendeva il caffè, andava in bagno e studiava, no? Perché si portava i libri in bagno, studiava, poi si vestiva e si prendeva il termos e se lo portava in clinica, perché allora non erano attrezzate quel Certo. bar con le cose, eccetera. Adesso in tutte le cliniche c'è il bar, c'è le cose, eccetera. Allora no, quindi lui si portava il caffè in clinica e poi fino alla sera, gli bastava fino alla sera, erano quattro tazze, una la prendeva mattina, l'altra a mezzogiorno, una durante il pomeriggio, poi l'altra la sera. E questa era la vita di papà, così. E io facevo la spesa, preparavo da mangiare, pulivo, facevo queste cose qui. Se non che un giorno mi sono ribellata. Ho preso mio padre da una parte e gli ho detto, questa cosa non è giusta. Dico, perché io lavoro per tutta la famiglia. E lui ha detto, dice, beh, dice, puoi studiare. Gli altri studiano, Gloria sta poco bene, dice, gli altri studiano. Dice, che vuoi fare? Senza far nulla a casa mia non ci si sta. Molto chiaro. E io dissi, va bene, lavoro, ma vado a lavorare fuori. E lui mi disse, se vai a lavorare fuori, quello che guadagni lo metti a casa così paghiamo una donna in servizio. E io dissi, no, io vado a lavorare fuori, a stare fuori. Era i primi mesi del 49, quindi io avevo compiuto 18 anni, ma allora si diventava maggiorenni a 21. E allora mio padre disse, ci abbi pazienza, tra qualche mese, massimo un paio di mesi, ritorna la mamma. Dice, e quando torna la mamma, se lei ti dà il permesso, te lo do anch'io. E la mamma che sapeva, quando tornò, io gli dissi, guarda che io voglio andare a lavorare fuori, dove vuoi andare? Io avevo già scritto in Svizzera alla signora dalla quale ero stata a UMO, a quella casa famiglia di UMO, e c'erano i proprietari lì, avevano rimesso sulla pensione e così. E gli dissi, sto cercando un posto di babysitter in Svizzera. Dico, c'è niente da propormi? E lei mi disse che per l'estate sarebbe arrivato suo fratello con la famiglia dal Portogallo e aveva due bambini abbastanza grandini da poter portare in giro.
una bambina di 8-10 mesi, dice: se vuoi occupartene tu, vieni. Allora io, che ho sempre avuto anche un debole per i bambini piccoli, dissi sì, e andai a fare questa esperienza, che però un mese e mezzo, 2 mesi sono stata, poi l'esperienza mi è bastata. Sono tornata in famiglia, mi sono trovata un lavoro a Pisa da un'amica di mia madre che lavorava commerciava in pellicce, e mentre io stavo a lavorare con lei mi mise su diversi negozi e guadagnavo 10.000 lire al mese, il mio primo stipendio, e ne passavo 5 a casa e con 5 mi ci vestivo. Mi feci allora il mio primo, credo il primo della vita, no? Forse il primo della vita no, ma comunque, perché da bambina li avevo avuti, ma il primo dopo la guerra, cappotto nuovo, proprio cucito per me e creato per me. Ero andata dal sarto da uomo, dal sarto di papà, e gli avevo portato il suo Burberry, che risaliva ai tempi di Londra. E gli avevo detto: mi deve fare un cappotto. Gli avevo dato il tessuto di un tweed e gli avevo detto: voglio un cappotto preciso, identico a questo, solo con l'allacciatura da donna. E mi aveva fatto un bellissimo cappotto, stile berbero inglese praticamente. Andai davanti a mio padre e gli dissi: ecco papà, il mio cappotto nuovo, ti piace? E lui disse: ah, che bello! Dice: l'hai pagato tu? Dico: sì, tutto io, anche il sarto, tutto io. Non ho mai visto un cappotto più bello. Questo era mio padre. E quanto tempo siete rimasti poi a Pisa? A Pisa siamo rimasti fino a che mio papà si è ammalato, tutti insieme. Poi papà e la mamma andarono a Milano, perché a papà la prima diagnosi che gli è stata fatta, la prima se l'era fatta da sé, era giusta. Ma i medici che l'avevano in cura dissero che gli era venuta la tubercolosi, invece aveva un tumore dei polmoni. E fu mandato a Sondalo. Mio padre aveva allora 50, poco più di 50 anni. Fu mandato a Sondalo. Poi da Sondalo, a Sondalo fu fatta la diagnosi esatta e fu mandato a casa, e praticamente si fermò a Milano, dove c'erano tutti i fratelli, la sorella, a casa di mia zia, della sorella, e lì è morto. È morto il 25 agosto del 1951. Interrompiamo ancora un attimo per il cambio di cassetta. Alla signora Franca Paggi, siamo arrivati alla sesta cassetta. Siamo arrivati purtroppo al momento in cui è morto suo papà nel 51. Suo papà è morto a Milano e voi invece eravate ancora a Pisa. E Sì. sua mamma tornò con voi? La mamma rientrò a Pisa, sì. Aveva assistito papà fino all'ultimo, insieme ai miei zii, alla sorella di papà, tutti. Il marito della sorella di papà, che era stato compagno di liceo di mio padre, e si volevano molto bene. Infatti era commovente come quest'uomo, vedendo la malattia, insomma, vivendo accanto a quest'amico che stava morendo, fosse premuroso, affettuoso, andava a cercargli le prelibatezze per farlo mangiare, proprio una cosa veramente commovente. Si sono voluti molto bene, e l'ha dimostrato dopo anche in seguito verso di noi. E lei lo ha visto in questi ultimi tempi, durante questo ultimo periodo della malattia? Andavate Sì, a trovarlo, quindi? tutte. Io prendevo il da Pisa, io lavoravo sempre con questa signora che aveva negozio a Pisa, a Viareggio, in quell'epoca aveva già messo su diversi negozi. E andavo, avevano appena messo quel treno che congiunge Livorno a Milano, passando attraverso Aulla, La Spezia, Aulla, quei posti così, per
Parma, così. Ed era un treno abbastanza rapido anche allora. Io ho finito il lavoro alle 7 e qualche cosa, prendevo questo treno e arrivavo a Milano alle 10 di sera e andavo a casa di mia zia. Stavo lì la domenica con lui e poi la domenica alle, non mi ricordo se mi pare alle, a che ora, alle 10 di sera, insomma, arrivavo a Pisa abbastanza tardino, ma riprendevo il treno e arrivavo a Pisa là. Oppure il lunedì mattina, ma più delle volte arrivavo la domenica sera, sì, per stare con lui il più possibile, perché ci voleva vicino a tutti quanti. Sì. Chi non aveva lavoro in quel periodo, come mia sorella Paola, che ancora non aveva lavoro perché si doveva sposare, quindi doveva andare in Israele, non aveva lavoro in quell'epoca. Sorella Paola si era proprio trasferita a Milano, tutti quanti accampati in casa di questa zia, che fra l'altro lavorava, anche lei aveva una casa di moda e quindi c'era parecchio da fare. Suo papà poi fu sepolto lì a Milano? Papà fu sepolto a Milano. Ebbe un funerale religioso? Dunque, mio padre non era credente, No, non era infatti. osservante, non era credente, non gliene importava niente. Prima di morire disse alla mamma e alla zia: non fate cerimonie strane. Mi mettete su un carrettino e vi portate al cimitero. Se non che mio padre era presidente della pubblica assistenza di Pisa a quell'epoca. E lo vennero a sapere a Pisa. Poi mio fratello a quell'epoca collaborava così saltuariamente al giornale di Pisa, la Gazzetta, e quindi vennero a sapere della morte di mio padre. E subito fu mandata una delegazione con tanto di stendardi di Pisa, eccetera, per partecipare al funerale di mio padre. E come arrivarono, gli fu detto che mio padre non voleva nessuna cerimonia, nessun funerale. E quindi fu veramente messo sul furgone mortuario e portato al cimitero. Se non che fu inumato la prima volta al cimitero degli Acattolici. Nel cimitero degli Acattolici c'erano molti tedeschi e c'erano anche delle croci uncinate. E mia madre tornò a casa stravolta, e anche mia zia, e disse: lui che ha avuto la vita rovinata, ha perso un figlio a causa dei tedeschi, noi lì non lo vogliamo vedere. In qualche modo dobbiamo levarlo da lì. Si rivolsero alla comunità ebraica di Milano, dove furono molto comprensivi, e dissero alla mamma: se lei vuole inumarlo nel cimitero ebraico, una piccola, una parvenza di cerimonia religiosa ci deve essere. Dice, quindi, dice, sarà solo un pro forma. Dice, ma non lo possiamo evitare. E la mamma disse: lui mi capirà. E lo fece seppellire nel cimitero ebraico. E quindi poi sua mamma tornò a Pisa con Mia voi? madre tornò a Pisa. Io, i primi tempi tornai a Pisa con la mamma, e cercai qualche lavoretto qua e là, ma non trovavo un lavoro fisso. Quindi mia zia mi offrì di andare a lavorare da lei, come già c'era mia sorella Gloria che lavorava, e collaborare con lei. Perché mia zia aveva questa casa di moda e ci faceva fare un po' da impiegate, un po' da cucitrici proprio, un po' da indossatrici. A me faceva mettere i tailleur perché non avevo fianchi, mi ricordo, ero piuttosto bella. A mia sorella Gloria faceva indossare i vestiti da sera tutti vaporosi. Comunque, insomma, non è che fosse una gran casa di mode, però aveva un'ottima clientela. E ho lavorato con lei un pochino. E mi ricordo che una volta tornavo a Pisa per qualche giorno per andare vicino dalla mamma, perché io sentivo molto la mancanza della mamma. Io sono sempre stata, anche nelle varie peregrinazioni, sempre molto vicina alla mamma. Poi era proprio un qualche cosa di viscerale che sentivo, non lo so, non lo so se è naturale o no, ma forse perché da piccola c'ero stata tanto poco, perché c'era sempre qualche fratellino più piccolo che serviva la mamma. E quando sono diventata più grande e potevo un po' scegliere, ho scelto sempre di stare molto vicino a mia madre.
E un giorno appunto dovevo tornare per una breve vacanza, 2 o 3 giorni, non so che occasione fosse, a Pisa, e volevo portare un regalo alla mamma. E mi ricordo che andai in un negozio sotto a Milano, sotto i portici della galleria, no? Sotto i portici così, e comprai una borsa di marocchino nero. E la portai a casa di mia zia, dove c'era mio zio, questo zio che aveva voluto tanto bene, ma poi ci voleva tanto bene, loro non avevano figli e quindi noi eravamo praticamente come un po' come figli loro, ecco, perché tutti attorno, chi più chi meno, eravamo stati a casa con loro. E disse: me la fai vedere questo regalo della mamma? Così la feci vedere, e lui disse: ah, che bella borsa. Dice: facciamo uno scherzo alla mamma. Lo zio: che scherzo gli vuoi fare? Dice: ci aspetta. Si mise la mano in tasca e tirò fuori uno di quei fogli da 5.000 lire, lunghi lunghi, che usavano allora. Lo piegò tutto e lo mise nel portamonete che c'era in questa borsa. Se tu non gli dire niente. Quando la mamma apre la borsa, dice: oh, che sono matti in questo negozio, vendono le borse con dentro i soldi. Questo per dire com'era carino, la forma graziosa, gentile di mio zio, nel volere sempre, Essere diciamo, a generosa. fare, dare qualche cosa, ecco. Questo perché veramente era un uomo molto molto bravo, molto, al quale ho voluto molto bene, e anche ora che non c'è più, continuo sempre, ho sempre voluto molto E sua mamma poi purtroppo morì molto presto, anche lei. La mamma purtroppo cominciò a stare male quasi subito, aveva coliche di fegato continue, proprio un continuo, un continuo. Poi, e quindi io ritornai a Pisa, e facevo dei lavori saltuari qua e là, e comunque aiutavo lei. Aveva ripreso anche un po' a lavorare, lei faceva, si sedeva al tavolino e faceva quando capitavano dei rammendi, se qualcuno che glielo chiedeva, eccetera. Però a un certo punto proprio la salute è andata, ha avuto un crollo, è venuta una forma di epatite, ma così forte, aveva un ittero diffuso dappertutto. Proprio dappertutto, e fu ricoverata in clinica chirurgica perché naturalmente gli amici, i colleghi di papà, la volevano assistere, eccetera. Però lei chiese di essere, come doveva essere operata al fegato, chiese di essere operata a Roma da Valdoni, e la pubblica assistenza con un'ambulanza la portò a Roma. Tutti ci hanno voluto bene, tutti ci hanno. Ma non per noi, per loro, per i miei genitori, perché veramente avevano lasciato un ottimo ricordo a tutti, non solo gli ebrei, insomma, gli amici della comunità, ma tutti, proprio tutti quanti, i pisani. Pisa è una città piccola, quindi tutti ci volevano. E la portarono a Roma, però il professor Valdoni non c'era in quel periodo e lei volle aspettare lui. Valdoni tornò verso la metà di settembre, non so dove fosse. La operò, però purtroppo non ci fu niente da fare. Non ci fu niente da fare. Lei fu operata il 18 settembre e il 21 morì. Il 21 morì. A Roma, Sepolta quindi. qui a Roma, insieme a suo padre e a sua sorella, in un fornetto, tanto poi quando la gente muore, di per lì occupa tanto spazio, dopo ne occupa molto poco. E lei rimase a Pisa ancora quanto tempo? Io rimasi a Pisa fino a trovare un lavoro fisso, perché gli amici sempre, l'amica di, cioè quella signora, amica della mamma, che io avevo lasciato per poter andare a Milano, assistere mio padre, eccetera, così. A un certo punto fece un out-out a un altro signore che aveva negozio lì a Pisa e che era un ebreo battezzato durante le leggi razziali. Tanto
che però era una gran brava persona, e si misero d'accordo loro due e dissero: se lo prendi te, lo prendi, cioè se l'assumi te bene, se no l'assumo io. E questo signore che aveva il negozio proprio sotto casa mia mi assunse lui. E Dov'era lì la sua sono casa? rimasta fino. Ah, dov'era la sua casa? La sua casa, La mia dov'era? casa era in pieno centro, la casa che aveva preso papà, quindi era in pieno centro di Pisa, in Borgo Stretto. A quell'epoca ancora non c'era lo slargo, largo Ciro Melotti è diventato dopo, c'erano ancora le macerie. C'era ancora Pisa, era ancora abbastanza dissestato. E quindi. E lui, questo signore aveva la casa lì in un palazzo che poi è stato tutto rifatto. E rimase Aveva il ancora negozio lì, prego. fino a quando? Sono rimasta a Pisa fino al 56. Nel 56 mia sorella Carla era sistemata ormai da qualche tempo. Perché subito dopo la morte della mamma ero riuscita a farla entrare in questo collegio di Perugia, che assistono gli orfani dei sanitari, e quindi era sistemata lì. E lì stava studiando, facendo le magistrali, fino a che avesse preso il diploma e anche l'università sarebbe stata a posto. Mio fratello Roberto aveva lasciato Pisa, era andato a Milano a cercare un lavoro più idoneo a lui. Mio fratello Romano lavorava a un giornale di Pisa, dei sindacati, mi pare che si chiamasse Il Lavoratore. E mia sorella Paola aveva il suo lavoro, mia sorella Gloria aveva il suo lavoro, quella che diciamo aveva un lavoro meno gratificante, anche se diciamo era presso degli amici, ero io. E allora io dissi vado a Milano. Infatti, dopo un po' vado a Roma, gli altri sono andati a Milano, cioè Romano sarebbe andato più tardi, Gloria sarebbe sposata e andata più tardi, ma io dissi io vado a Roma perché Milano, il clima non mi piace, non è Roma una città splendida, anche se ci devo vivere da sola, dico è più bella. Poi ero più, come posso dire, caratterialmente mi sentivo più romana che milanese. Suo marito, quello che poi sarebbe diventato suo marito, era di Roma. E Sì, era di Roma, era il figlio di un cugino di mia madre. come lo conobbe? Perché quando venni a Roma i parenti furono subito tutti vicino a me. Tutti. E quindi anche questo cugino di mia madre, la moglie, i figli, tutti quanti molto carini, molto affettuosi, eccetera. E quello che poi è diventato mio marito, appunto, decidemmo a un certo punto, dopo più di un anno, di fidanzarci e di sposarci. E quando vi siete conosciuti? Oh, ci eravamo conosciuti a Ah, da Firenze, ci prima non. conoscevamo già, sì, non è che eravamo figli di cugini, quindi ci conoscevamo, e ci si incontrava ai matrimoni, ci si incontrava, insomma. Suo marito come si chiamava? Come si chiamava suo Mio marito? marito si chiamava Renato Sermoneta. E quando era nato? Era nato a Castel Gandolfo lui, il 29 di agosto del 1928. E che lavoro svolgeva? Era rappresentante di commercio di diverse fabbriche di argenteria e gioielleria. E in che anno vi siete sposati poi? Ci siamo sposati a Pisa nel 1958, il 3 agosto. Come mai avete scelto Pisa? Perché era a mezza strada tra Roma e Milano, dovevano venire parenti da Milano e parenti da Roma. Quindi abbiamo scelto Pisa perché poi a Pisa c'era ancora la casa di mio padre e di mia madre, insomma la casa diciamo, che poi è stata lasciata dopo dalla mia sorella che ancora viveva lì e da mio fratello quando ognuno ha preso la sua strada. Ci può parlare di quel giorno, il giorno del Il giorno matrimonio? del matrimonio? No, è un giorno caotico, uno non si sa, mi ricordo che non avevamo fatto un piccolo ricevimento a casa mia, che era insomma in questa casa che era abbastanza grande, e vennero persone, a cominciare dal sindaco, che era l'avvocato di famiglia, era stato amico di mio padre, nel senso che era,
vicepresidente della pubblica assistenza quando mio padre era presidente, quindi c'era il sindaco, c'erano personalità, tutti vari professori, insomma, però era una cosa molto modesta perché fatta da me e da mio marito. Io insieme al regalo di nozze avevo ricevuto dal mio datore di lavoro la lettera di licenziamento, quindi un po' di liquidazione, la lettera di licenziamento, quindi non è che fossimo grandi, infatti la prospettiva era quella di appena sposati di andare a abitare con mia suocera, così infatti è stato. Però eravamo grandini, quindi insomma io avevo già quasi 27 anni, quasi 28 anni e mio marito ne aveva 30, quindi era l'età di sposare, l'avevamo. Poi non ci spaventava, diciamo, il fatto della poca e poco avere poco denaro non era una cosa che ci spaventava, perché nessuno di noi era cresciuto nell'agiatezza, eravamo tutti abituati Dopo la guerra. a una certa austerità. Sì, ma non solo perché era passato parecchio tempo dalla fine della guerra, erano passati 12 anni, 13, quindi 12-13 Sì, anni. Quindi. ma insomma erano stati periodi comunque duri, anche quelli della Beh, certo. ripresa. Certo, il periodo era duro per tutti, non c'era la società del consumismo ancora non era arrivata. Dove abitavate quindi con i suoceri, ma a quale indirizzo? L'indirizzo di dove Nei miei abitavate? suoceri? Nei miei suoceri, mia suocera, perché mio suocero era uno zuzzerellone, diciamo così, un uomo che le responsabilità della famiglia non le aveva mai volute e quindi viveva per conto suo. E mia suocera invece abitava con un fratello e i figli e poi anche con me in centro, davanti a Via di Banca di Santo Spirito. Via del Banco di Santo Spirito, sì. E per quanto tempo avete vissuto con i suoceri, con la suocera? Fino a che aspettavo mia figlia già abbastanza avanti, quindi fino direi alla primavera del 59. Sì. Siamo andati, insomma, fine dell'inverno del 59, primavera, fine dell'inverno, primavera del 59, sì. Quindi 4-5 anni. No. In che anno si è Io mi sono sposata, mi sposata nel scusi? 58, il 3 Ah, ecco. agosto del 58. Allora sì, non avevo capito la data. E quindi un anno siete rimasti circa, Nemmeno un nemmeno. anno, nemmeno un anno, perché noi siamo sposati a agosto, tutto il mese di agosto con una 500, con una Topolino, prestataci da mio zio che era una macchina della ditta. Avevamo fatto un viaggio di nozze abbastanza avventuroso, ma direi carino, grazioso. Prima una settimana di relax a Cervinia, perché il matrimonio è una cosa abbastanza faticosa. Io, fra l'altro, a Pisa era una cosa anche importante perché la gente non si sposava, allora i matrimoni a Pisa erano rarissimi, non c'era nemmeno il rabbino a Pisa, dovette venire il dottor Toaff, il padre dell'attuale rabbino capo di Roma, venne a sposarci, venne da Livorno per sposare a noi a Pisa, fu aperto il tempio, insomma, era una cosa importante. E dopo partimmo per il viaggio di nozze. Mi ricordo che arrivati a un certo punto mia zia ci aveva visto così stravolti di stanchezza che ci preparò un vassoio con delle tartine, perché non avevamo mangiato nulla, con delle tartine e tutte le cose che ci preparò, delle bibite, delle cose, eccetera, e ci mise tutto in macchina. Poi disse: adesso cambiatevi e andate via. Perché eravamo veramente molto stanchi, era il 3 agosto, faceva un caldo da morire. Tornati dal viaggio di nozze, siete andati a abitare con la suocera per circa un anno e poco dopo lei ha avuto la prima figlia. Prima di avere la prima figlia siamo andati ad abitare per conto nostro. Dove siete andati ad abitare? Siamo andati ad abitare a Monte Mario Alto, dopo Piazza Guadalupe, a Via Angelo Fava, in una casa di due camere che non, era un pian terreno con un giardinetto, però purtroppo non era costruita molto bene, a quell'epoca non c'era un isolante valido, c'era un po' di umidità, però comunque ci sono stati abbastanza bene. E così è tutto.
Quindi la sua prima figlia è nata nel 59, come si chiama? Si chiama Brunella. E che cosa fa? Brunella è psicologa e lavora in una società cooperativa dove gestiscono una comunità terapeutica per tossicodipendenti, poi fa altri lavori inerenti allo stesso campo di lavoro e di ricerca. È sposata? No, no, non si è mai sposata. Poi ha avuto altri figli? Sì, ho avuto altri figli che non sono nati in quella casa, ma in altre case avute successivamente. E uno Fabio, che è laureato in medicina veterinaria, che lavora presso una USL di Roma, però fuori Roma, non proprio a Roma città. E poi Claudio, che lavora come tecnico elettronico, perito elettronico. E qualcuno di questi ha figli? Sì, Fabio. Quindi quello che fa il veterinario? Quello che fa il veterinario, sì. Ha un figlio solo? Ha un unico figlio di 14 mesi. Ah, giovane, giovane. E lei, dopo aver avuto i figli, è ripresa a lavorare oppure è rimasta a casa? Dopo che no, ho sempre collaborato con mio marito. Sempre collaborato perché mio marito lavorava con uno zio, con uno dei fratelli della madre. I primi tempi questo zio non gli dava molto spazio nel lavoro che gestiva lui. Lui era il titolare di tutte queste fabbriche. Quindi lavorare lavorava, però lo stipendio era una stupidaggine, quindi mio marito si doveva ingegnare con altre cose. Aveva preso, diciamo, delle rappresentanze per conto suo, delle cose così che gestiva lui. Ecco. E quindi lo aiutavo in questo suo lavoro, compatibilmente con i miei doveri di mamma, naturalmente. Poi dopo, nel 65, a settembre del 65, lo zio è morto improvvisamente, proprio improvvisamente. Tutte le ditte che sapevano perfettamente che chi svolgeva il maggior lavoro ormai era mio marito, lo zio di mio marito è stato un rappresentante molto, molto bravo e molto quotato, sì, però quando era anziano era mio marito che faceva tutto il lavoro. Hanno passato tutte le case a mio marito, tutte, è passato, nessuno ha detto di no, tutti si sono accaparrati, diciamo, come rappresentante mio marito. Dopodiché le cose economicamente sono andate molto meglio, è venuto un certo benessere, perché naturalmente il lavoro era parecchio. Mio marito ha messo su prima un ufficio dentro casa, poi la ditta ha voluto che ne mettesse uno fuori, la ditta più importante si è rappresentata con una mostra permanente, quindi insomma ha lavorato parecchio. Mio marito era un ottimo rappresentante, un bravissimo rappresentante di commercio. Credo che a Roma fosse, se non il migliore, uno dei migliori. E che tipo era suo marito? Che tipo era? Aveva un concetto della vita a due un po', diciamo, come posso dire, un po' fuori epoca, in quanto lui aveva non aveva riferimento, perché il padre praticamente era così una testa matta e quindi faceva, non, coi figli, ai figli non ci si dedicava, quindi non solo, ma semmai era più una persona, diciamo così, che aveva bisogno d'aiuto e di sostegno in certi momenti che una che lo dà. La mamma è una bravissima persona, ma un po' inasprita da queste sue esperienze così. E quindi non aveva dei modelli validi mio marito. E non avendo dei modelli validi, credeva che ancora una moglie dovesse stare a casa e il marito a giro, capito? E questo concetto non è una buona base per mettersi una famiglia. Io riconosco il suo valore assolutamente, era un uomo buono profondamente, affezionato anche a noi, ma che non riusciva a capire quello che erano le esigenze dei ragazzi, di quello che serviva, eccetera.
Comunque, purtroppo tanto è morto così presto che non ha potuto nemmeno rendersene conto in seguito. In che anno è morto? È morto nel 1983, il 24 di ottobre. E lei come ha vissuto poi? Come ho vissuto? Ripeto, mio marito era un lavoratore. Avevamo lo stesso sistema, concetto di vivere, cioè entrava 100, bisognava 10 accantonarne perché non avevamo preso. Accantonarne per poter... Interrompiamo un attimo per sostituire il nastro e riprendiamo tra pochi secondi. Settima cassetta? Sì. E dunque siamo arrivati al momento in cui suo marito è morto nell'83. E lei ha vissuto di quello che avevate messo da parte in quegli anni? Avevamo, la pensione? Certo. Io ero già in pensione da qualche anno perché avendo subito un intervento chirurgico che mi ha praticamente impedito di continuare a lavorare come rappresentante, ho chiesto la pensione prima del tempo come invalidi, con pensione di invalidità. La stupidaggine però... Cioè, compenso mio marito, che era invece una persona che malgrado sia morta così giovane, aveva una buona pensione dall'ENASARCO, perché aveva una buona pensione, avrebbe avuto lui una buona pensione, e quindi io ho avuto una pensione discreta. Tra questo, l'affitto di un appartamento, una cosa così, siamo andati avanti. Ho fatto studiare i figli che hanno voluto e ho dato loro quello che più potevo dargli, e cercato che avessero tutti una casa, un tetto sulla testa e un lavoro. Il lavoro se lo sono cercato da sé. Il tetto gliel'hanno dato mamma e papà, cioè papà e mamma, però diciamo pure che il lavoro, sono bravi i figli, hanno trovato lavoro subito e si sono... È ancora in contatto con tutti i suoi fratelli? Con i miei fratelli. Vi sentite tutti. Molto, siete molto, sì, legati. Molto in contatto, per fortuna. E loro hanno mantenuto un minimo di identità ebraica in questi anni? Posso dire questo, che nessuno di loro ha mai né battezzato un figlio. Non si sono battezzati loro, però hanno fatto matrimonio misto. Le loro compagne di vita sono sempre state donne molto... aperte, molto, molto brave, molto, come posso dire, non assolutamente non bigotti, ecco, mai, nessuna, anzi, molto aperte, non so se credenti o osservanti, non credo, osservanti no di sicuro, ma comunque credenti non lo so, comunque non è mai pesata questa cosa. L'unica volta mio fratello Roberto, il suocero, gli disse: perché non vuoi fare il matrimonio religioso? Dice: in fondo a te non costa nulla. Dice: così miei nipoti, oggi e domani, dovesse succedere un'altra volta quello che ha sofferto il popolo ebraico, dice, loro sono salvaguardati perché la mamma è cattolica, hanno fatto il matrimonio religioso, si potrebbero battezzare e fare. E mio fratello ha detto: no, assolutamente. Dice: se lei vuole, ci si sposa in comune. Se no, conviveremo. E il suocero, che era una brava persona, veramente brava, e che era solo il timore che i suoi nipoti potessero passare come figli d'ebreo una persecuzione. Ma se no, nessuno ha mai fatto cose di questo genere. Insomma, ha mai cercato di convertire nessuno. Lei mi diceva che i suoi fratelli non avevano fatto il bar mitzvah o il bat mitzvah. No, nessuno. Però erano stati circoncisi? Tutti, tutti quanti, sì. E, aveva un episodio molto carino a proposito della circoncisione dei maschi? Sì, un episodio che mi aveva raccontato la mia mamma. E questo, che quando nacque mio primo fratello, il più grande di tutti, il primo figlio, era un maschio. E mia madre disse: facciamola la Milà. E
E mio padre disse: ma che, sono usanze barbare, per carità, assolutamente, ma ti pare la Milà? Cioè, basta che lo tieni pulito, cioè, non ci sono problemi. Dice: ma no, ma no, dice, io non ci credo, cioè, non la facciamo. Dopo un mese mio fratello ebbe una fimosi, dovette fare la Milà per forza. E mia madre disse subito a mio padre, mia madre era molto credente, disse subito: vedi, il Signore Dio ti ha punito, perché è lui che ha deciso che doveva essere vero e ha voluto che facessimo la Milà. E mio padre disse: no, non ti preoccupare, dice, questa gliel'ho dovuta fare. Dice: ma se nasce un altro figlio maschio non gli facciamo proprio niente. E dopo di questo fratello sono nate tre femmine a fila, cioè mia sorella Paola, mia sorella Gloria e io. Dopo la mia nascita mio padre è andato da mia madre e gli ha detto: senti, fammi un altro maschio, ti faccio tutte le Milà che vuoi. Dice: ma per favore fammi un altro maschio. Infatti quando nacque mio fratello Romano fu fatta, eravamo ancora a Roma, fu fatta una bella festa per celebrare la nascita del secondo maschio. E quando poi nacque Roberto, che nacque a Pisa, mio padre era molto contento, gli guardò le mani e disse: ecco le mani del mio terzo assistente, perché pensava che sarebbero diventati tutti e tre medici come lui e tutti e tre chirurghi come lui. Invece nessuno ha seguito questa strada. E lei poi è stata una pensionata piuttosto giovane, diciamo, Sì, anche se ma una pensionata si fa per dire perché sì. E prendeva una stupidaggine. che cosa ha fatto poi negli anni successivi alla Negli anni pensione? successivi alla pensione, per non morire di noia, ai primi tempi stavo piuttosto male perché era un'operazione piuttosto grave quella che avevo subito in Svizzera, fra l'altro a Zurigo, e quindi non ho lavorato. Poi dopo i primi 6 mesi sono occupata dei figli e così. Siccome mi annoiavo, ho deciso di ritornare a scuola. Non avevo mai preso un diploma. Mi sono iscritta prima a una scuola privata e avevo 47 anni. Sì, 40, tra 46 e 47. Mi sono iscritta a una scuola privata e ho fatto 4 anni in uno di ragioneria. Sono andata a dare l'esame, però mi seccava un po' perché la scuola privata costava, tetto interno, anche se me la potevo permettere. Era un hobby, quindi doveva essere, non avevo nessuno che mi correva appresso. Allora ho detto: io vado alla scuola pubblica. Mi sono iscritta, sono andata a dare l'esame in una scuola pubblica, in un istituto tecnico commerciale di quelli pubblici. Ho dato l'esame di idoneità al quinto e ho frequentato il quinto anno di ragioneria nell'anno scolastico 77-78, quando hanno preso Moro proprio qui sotto casa mia. Io mi ricordo che quella mattina entravo un'ora più tardi, anche perché mio figlio Claudio, che frequentava le medie, entrava un'ora più tardi e quindi io avevo aspettato a casa con lui perché io chiudevo casa e poi lei apriva. Questo io facevo la madre prima che la studentessa, naturalmente. E sentii tutto, sentii le mitragliette che sparavano, sentii tutto. Poi arrivò il portiere, io pensavo a un agguato mafioso perché c'era un residence, quindi c'erano gente un po' equivoca che girava così. Poi era il periodo, mi pare, che hanno arrestato Francis Turatello. Quindi c'era un po' di cose. Invece poi il nostro portiere fu il primo a andare giù, vide quella strage, tornò su e disse: hanno rapito Moro e ci sono 5 morti. Uno poverino ancora non era morto, morì dopo poco al gemelli. I cinque della scorta. E questo è tutto. E quindi si è diplomata. Sì, mi sono diplomata l'anno scorso insieme a mia figlia. Mia figlia ha fatto la maturità al liceo artistico per poter frequentare l'università, ha fatto il quinto anno e io ho preso il diploma di ragioniera per il rotto della cuffia perché avevo fatto una ricerca su Pavese, perché logicamente le cose che mi interessavano non era certo tecnica bancaria, era più la letteratura, quindi avevo fatto una ricerca su Pavese.
l'insegnante l'esame di scritto era andato discretamente, ma non mi vuole, non ci credete che me l'ero fatta da sola, pensava che me la fossi fatta fare dai figli. E quindi mi dette un voto basso, non mi dette, insomma in commissione ebbi un voto molto basso, chi se ne importa. Diploma l'ho preso, non mi hanno dato, non mi hanno offerto l'occasione per rifare un altro anno. Oggi come trascorre le sue giornate? Come trascorre le sue giornate? Con la fotografia di mio nipote davanti agli occhi, speruzzando, leggendo. Qualche volta mi incontro con le amiche qui intorno a casa, perché purtroppo non ho più molta autonomia, perché vado avanti con le terapie sostitutive, quindi devo muovermi secondo l'autonomia che mi danno queste medicine. Come si chiama suo nipote? Mio nipote si chiama Michele ed è adorabile. Senta signora, sono passati più di 50 anni dalla fine della guerra. Perché ha voluto rilasciare questa intervista? Perché ha voluto rilasciare questa intervista? Ho voluto rilasciare questa intervista un po' perché rimanga ufficialmente una documentazione di quello che la guerra ha significato per tutto, perché vede, nella mia famiglia non è stata solo la persecuzione, non è stato, ma tutte le conseguenze che ha portato dopo anche. Perché se noi avessimo avuto una vita regolare, tranquilla, così, probabilmente io quando sono morti i miei genitori avevo 22-23 anni, avrei fatto un corso di studi regolari, avrebbero, insomma, sarebbe stato tutto diverso. Tutta la mia famiglia avrebbe avuto un'impostazione diversa. In fondo mio padre era un uomo che aveva una carriera davanti a sé e lo dico a ragion veduta perché ripeto che faceva parte dell'equipe del professor Alessandri, tutti quelli che hanno studiato e hanno fatto l'assistentato con il professor Alessandri. Sono persone che sono state persone che hanno avuto un successo immenso nella vita. Mio padre era un ottimo chirurgo, ha cominciato giovanissimo, quindi avrebbe potuto avere una carriera ottima e noi come figli suoi, di conseguenza avremmo avuto una vita diversa. Questa è la cosa, diciamo, però è la cosa meno importante. Quello che ho voluto che restasse, insomma, ho voluto fare questo. Perché la gente capisca che le guerre non ci devono essere più, che non ci deve essere mai più tutte queste cose, che la gente deve essere libera di pregare come gli pare, in arabo, in ebraico, in cinese, e come gli pare, chi vuole, la libertà è questo, libertà di pensare come ognuno vuole, basta che tu non faccia danno ad altri. Purtroppo a noi è stato fatto tanto di danno. Tanto, ma non a me, a tutti quelli poverini che sono finiti nelle camere a gas, compagni di scuola, amici, parenti più o meno lontani e quelli che sono finiti sul campo di battaglia. Non dimentichiamoci che i morti dell'Olocausto sono 6 milioni, ma i morti della Seconda Guerra Mondiale quanti sono? Sono decine e decine di milioni. Cioè, non siamo, gli ebrei hanno avuto un colpo più duro, la vigliaccata. Perché non hanno avuto modo di difendersi, non hanno avuto niente. Però quanti morti, le guerre basta, non ci sono guerre sacre. Mio padre prima di morire disse, chiamò i miei due fratelli davanti a loro e questo gli ha detto. Dice, non fate mai una guerra perché non ci sono le guerre sacre. Dice, se c'è una guerra, chiunque la scateni, scappate, salvatevi la vita. La vita è il bene più bello che ci dà. A chi la vuole dedicare questa sua intervista? A chi vuole dedicare questa A sua mio nipote, testimonianza? a mia nipote, a Michele e a quelli che verranno, spero. Glieli auguro. Ha qualche messaggio da lasciare alla sua discendenza o a chi vedrà comunque questa intervista? Qualche messaggio da lasciare ai suoi discendenti? Messaggio l'ho lasciata? Mai più guerre, mai più olocausto, mai più niente, per nessuno, siano afghani, siano indiani, che ce ne sono tanti, cinesi. Sono andata in Cina a fare un viaggio di piacere. È stato bellissimo il viaggio. Vivevano in una miseria nera, così. E io ho detto, non è bello, ma prima di tutto che sia salva la vita. Poi piano piano,
Io ora questa apertura avverrà anche in Cina, perché quando la gente avrà imparato che non ci devono essere guerre, ci sarà spazio anche per i popoli dell'Africa, i popoli del Sud America che ancora vivono così male. Lo spero, la mia, questo è il messaggio, la mia, non lo vedrò purtroppo perché è giusto che non lo veda, perché sono vecchia, ma deve arrivare per i miei figli, per i miei nipoti e pronipoti, deve arrivare. Ce lo auguriamo tutti. Ecco, ce lo auguriamo a tutti. La vita è la cosa più bella che ci è data e deve essere sacra. Che poi purtroppo ci siano malattie, ci sono cose, dobbiamo cercare di rimediare a tutto questo. Già nella natura stessa ci sono le insidie. Perché crearle anche uomo contro uomo? Non è giusto, non è quello che vuole il Signore Dio. Signora, a nome della Fondazione, della Shoah Foundation, a mio personale, la ringraziamo tanto per il tempo che ci ha dedicato. Sono io che ringrazio voi. Questa foto raffigura mia madre con 6 dei suoi figli, in piedi dietro la mamma c'è Gloria, Paola, io, poi c'è di fianco appoggiato alla mamma Roberto, in braccio alla mamma c'è Carletta, la più piccola, e dall'altra parte davanti a me c'è Romano. Questa foto fu scattata a Biservella nel 1939, l'estate, e raffigura mia madre con tutti e 7 i suoi figli. A sinistra, in alto, mio fratello Claudio. Proprio sotto la testa di Claudio si vede Gloria e davanti Roberto. Accanto a Claudio, Romano e Paola. Poi davanti a Paola la mamma e davanti alla mamma io. E accanto alla mamma, seduta in braccio, è Carletta. Questa è l'ultima fotografia fatta da mio fratello prima di morire. È stata fatta a Firenze nella primavera del 1943. Mio fratello aveva 18 anni, nemmeno 18 anni. Questa foto raffigura mia madre e mio padre nel 1946, quando si sono riuniti dopo la fine della guerra. Questa è la foto di mia figlia Brunella, nata nel 1959, malgrado tutto e malgrado tutti. Questi sono i miei 2 figli maschi, a sinistra Fabio e a destra Claudio. Sono la benedizione della mia vita. Questo è un certificato dell'Università di Pitigliano, israelitica di Pitigliano. Certifica praticamente che mio padre è stato circonciso e che è ebreo. E risale al 1924, quando mio padre lo richiese per un concorso. In questa incisione è raffigurato il Tempio di Pisa, via Palestro, dove mi sono sposata.